Sì, allora. Che mestiere è quello di direttore della fotografia? Che mestiere è quello di direttore della fotografia? No, sì, insomma, per chi non lo conoscesse, ma penso insomma che se siete qui. Penso che se siete qui, insomma, più o meno sapete di chi stiamo parlando, però per chi non lo sapesse, come da forma, Luciano Tovoli è un direttore della fotografia, anche se è un termine che a lui non piace. È antico, diciamo, ora però ci quello che è antico è brutto. Ci spiegherà il perché di questa sua opinione. È nato a Massa Marittima. E, non Massa Carrara, provincia di Corsica. E gli toscani ci tengono queste cose, so io. No, penso tu. E negli anni 70 è stato protagonista del rinnovamento dei canoni luministici del cinema italiano, importando dei film realizzando in studio il gusto per l'autenticità della fotografia di reportage. È stato anche regista e possiamo dire che, insomma, insieme a pochi altri ha portato una sola volta, ci ho provato una volta, è abbastanza. Diciamo, però c'era Mastroianni, non si poteva dire di no a Mastroianni. Però insomma, una delle cose più importanti è stato il fatto che ha portato in Italia, si può dire, l'idea di direttore della fotografia come modello volto, insomma questa è una cosa che si legge spesso su di lui. Però effettivamente il direttore della fotografia non tutti sanno cos'è, almeno i non addetti ai lavori, quindi effettivamente ci farebbe piacere se ci spiega insomma quale ruolo che ha il direttore della fotografia e la visione che lei ne ha. Sì, del direttore della fotografia oggi è abbastanza semplificato dai mezzi, però non sempre la semplificazione, cioè chi è? È il responsabile dell'immagine sul film, insomma, perché l'immagine non è una creatura che crea lui stesso, ovviamente viene dalla mente di uno scrittore, che è uno sceneggiatore, può essere anche lo stesso regista, che scrive un soggetto, inventa una storia, dei personaggi, ecco, e poi dopo o ne fa un fumetto disegnato, oppure decide invece di farne qualcosa di animato, che sarebbe il film. Ecco, però non si tratta di mettere una macchina da presa fissa così, dice, poi i recitori e gli attori recitano e tutto va bene, no? Bisogna cioè, il racconto ha bisogno di movimenti di macchina, di sottolineature, per cui bisogna andare, esiste il montaggio, che è un'altra cosa fondamentale, la figura del montatore, si tagliano dei pezzi, si mettono tutti come un mosaico per far sì che l'emozione che il regista desidera dare arrivi al pubblico, no? Però arriva attraverso delle immagini, queste immagini vanno costruite. Così cosa vuol dire? Che ci sarà uno scenografo che magari in teatro della Cinecittà costruisce proprio l'ambiente, possa essere un pezzo di un castello, un appartamento moderno, qualsiasi cosa. Bisogna scegliere dei colori, c'è un costumista che sceglie dei costumi in funzione della storia, c'è un make-up artist, cioè abbiamo qui una stylist stasera, che lavora con Nanni Moretti, tra le altre cose, ecco, una collega, quindi, e quindi tutto viene tutto, però c'è una cosa, fino a che io non sono pronto e dico che sono pronto, sono tutti fregati, cioè non si possono muovere. Perché l'ultimo tocco, diciamo così, perché io devo, la figura del direttore della fotografia deve poi mettere questi elementi insieme e fonderli fotograficamente in un'immagine, che non vuol dire non scattare una foto, ma vuol dire creare una luce, far cambiare il tono del colore di una parete perché non funziona con la storia. Messi insieme tutti questi elementi, il direttore della fotografia che ha con sé un bel gruppo di collaboratori, facciamo diciamo, il film ideale così come dice la legge, questi film si fanno anche in tre persone, io ho fatto il primo film Banditi Orgosolo, che è molto famoso, allora negli anni 60 proprio, eravamo quattro persone, lì fu la dimostrazione quando gli dice che portai nuovi modi, no, di fare cinema, perché allora le truppe erano di 150 persone, insomma. Però la truppa è prevista dal Ministero di 23 persone, quindi noi consideriamo, ecco, che si fa il film in 23, no? Però tutti questi 23 persone, il loro lavoro di queste 22 dipende dalla mia visione, dalla mia follia, mia come direttore della fotografia, che non è controllabile. Oggi abbiamo gli schermi per video, per cui si può immediatamente, ma per me è un cinema da notai, no? Oggi regnano più che registi dei notai, che stanno lì e notificano che la scena esiste, abbiamo fatta, è bello o brutta, no? Poi sembra sempre tutto bello, quando vediamo le proiezioni, vediamo i monitor, diciamo che è più bel film che stiamo facendo, comunque o non fa una lira o di onore, che è tremendo. L'illusione di fare il più bel film della vita bisogna averla tutte le volte, no? Sia dal primo che uno fa fino all'ultimo. Quindi io devo, la figura del direttore della fotografia deve mettere insieme tutti questi elementi e fonderli in un'immagine che diventa lo stile del visivo del film. E lì il film dimostra l'essere, il film è un fatto visivo, la cinematografia,
non è un fatto concettualmente di ideale. Ettore Scola, che è un grandissimo regista, che ha avuto la fortuna di fare 6 film, diceva: ma no, i miei film li si possono fare anche alla radio, dirò lui, perché effettivamente, siccome erano commedie con delle battute molto sagaci e belle, anche alla radio i dialoghi erano bellissimi a sentire. Ma niente a che vedere con la qualità e la forza dei film che ha fatto, grazie alle immagini che gli hanno contribuito a creare, gli hanno portato i collaboratori con cui ha lavorato. Io ho lavorato nella parte, diciamo, un po' finale della sua carriera, specialmente nell'ultimo film, insomma, chiaramente c'è tantissimo, che è bizzarro chiamarsi, che è strano chiamarsi Federico, questo è il titolo, insomma, è un po' la storia della sua amicizia con Federico Fellini, film che non ha avuto uscita, insomma, perché è un film Rai, e per il cinema, ora la Rai in genere favorisce i propri film per essere diffusi in TV, no? Quelli che fa per la Rai, per il cinema, insomma, li cura un po' meno. Però ho avuto una testimonianza negli Stati Uniti, dove ci fu una proiezione di 2 film che avevo fatto, uno è Il deserto dei Tartari, tratto dal romanzo di Buzzati, diretto da Zurlini, che era il nostro grande regista del passato. Bene, insomma, fra quel film e l'altro, e il film di Scola, il successo fu gigantesco. Per i film, io ero l'unico rappresentante, perché Scola non è voluto venire, e Zurlini era morto, quindi mi trovavo a rappresentare questi 2 capolavori, no? Però venne riconosciuto, insomma, che nella figura di quello che noi oggi chiamiamo autore della cinematografia, che noi rivendichiamo in qualche modo di essere autori di qualche cosa. Cioè, perché all'inizio, quando è stato creato il cinema, cioè, dicono in Francia, ma i francesi sono astuti in tutto, lo dimostro fino ad oggi, i francesi sono astutissimi, non hanno inventato mica loro il cinema, come tutti credono. Loro l'hanno proiettato per primi. Il cinema esisteva in Inghilterra, in America, a Firenze, a Torino, cioè i primi film si stavano già facendo. Allora non solo li fecero, siccome producevano la famiglia di Lumière, produceva lastre fotografiche per la fotografia, erano già un po' più scaltri, no? Degli altri, no? Che venivano magari da altri campi, come della pittura, appunto, si diceva prima. Bene, loro praticamente proiettarono il loro film più famoso, L'arrivo del treno alla stazione. Cos'era? Era soltanto un treno che arrivava alla stazione, e costruirono sulle Boulevard Saint-Augustin a Parigi, dove sono andati in pellegrinaggio varie volte, ho lavorato in Francia da 40 anni praticamente, e costruirono un vagone ferroviario, per cui uno stava in una sala cinematografica che era come stare praticamente in un vagone ferroviario, dove a un certo punto dalla finestra si vedeva il treno che veniva contro di noi. Quindi immediatamente capirono l'effetto. Ma quella cosa fu girata da una persona, che era l'operatore, perché aveva una macchina, e Lumière avevano costruito 1 o 2 macchine, e praticamente i primi film erano girati da soli, e quindi c'era uno, se era Augusto o lui Lumière, non mi ricordo, che girava cantando una canzoncina per andare al ritmo, che poi è continuato molto, in ogni azione si cantava una canzone diversa, però si doveva andare a 16 fotogrammi al minuto, no? Poi veniva riproiettata a 16 fotogrammi al minuto. Allora i movimenti sembravano normali, oggi se noi vediamo un film di allora, vediamo un film che, no, che anche ci piace anche per così, perché va, noi lo proiettiamo a 24 immagini, è stato girato a 16, quindi va tutto a scatti, no? È quello che fa, un po' ha fatto un pochino anche la fortuna del primo Chaplin, cioè il dio del cinema assoluto per me, che sto rileggendo adesso, poi un volume magnifico che hanno scritto sulla sua storia, ma esperienti film degli inizi, ecco. E quindi era un operatore, regista dove era? Non c'era, era Lumière, che era regista, operatore, scenografo, faceva tutto. Però quella figura è rimasta sempre una persona vicino alla macchina da presa. Poi sono arrivati i registi, cioè è arrivato l'intellettuale, era quello che ha detto: ah, io vorrei fare una cosa così, scrivo questa storia, e quindi poi è arrivato l'autore di teatro, e ci ha messo i dialoghi, no? Si sono aggiunti tutti man mano attorno, e da uno sono diventati 23, se non 230, il film che ho fatto a Hollywood eravamo anche 230 persone di tutto, però tutti attorno a una cosa, alla macchina da presa. E tutto attorno poi alle decisioni ultime di questa persona che è il direttore della fotografia, autore della, e quindi dico: ma noi, se tutti quanti state ad aspettare, come adesso qui voi, adesso poi la faccio corta, se vi dico 3 domande lo facciamo a serata, però ci basta dirci questa, gli facciamo vedere il film, no? Cioè, se ci fate, cioè io posso dire, regista arriva e dice: sei pronto? Va tutto bene? Sì, sono pronto. Il cattore viene, tutti vengono a domandare. Io devo dare sempre questa risposta. In genere dico: va tutto bene, ovviamente, perché anche spero a volte vada tutto bene, non si è sicuri di niente. Ma se poi quando si va in proiezione,
il regista poi è sincero e dice: ma io vedo qualcosa che in fondo è al di là di quello che ho pensato. Cioè il film non viene mai, mai assolutamente quello che si voleva fare, perché l'influenza di 30 persone, anche la loro presenza, anche se stanno tutti zitti in qualche modo, il film è diverso, perché portano un qualche cosa, no? E quindi invece questa autorialità assoluta della figura del regista, che è la colpa dei francesi, cioè quella di anche la politique des auteurs, dicono loro, no? L'unico autore è il regista, basta, gli altri non esistono. Questo esiste in letteratura, dove uno solo che si mette lì con la penna o col computer e scrive il suo romanzo. Ma se poi te lo faccio leggere, dice: che ne pensi? Mi scrivi qualche battuta? Allora tu sei anche coautore. Ho spiegato perché credo che oggi noi tendiamo a chiamarsi internazionalmente come... Vabbè, in America hanno un termine molto bello, cinematographer, che vuol dire il cinematografo. In pratica, infatti, Vittorio Storaro con i suoi tre Oscar, lui si traduce: io sono il cinematografo, nel senso che una cosa in italiano non funziona, insomma, no? Cinematografo è la sala, dove uno è la cinema. Scrittura per un film, però la scrittura, come dice Letizia, è la scrittura di un film, cioè scrivere con la luce, effettivamente, cinematografia. Bene. Sono stato un po' sintetico, vero? Questa è la sintesi, allora forse vi faccio giusto due domandine, sì, e poi magari lascio la parola al pubblico. Ah sì, certo. Io tanto l'ho visto, anche voi l'avete visto da te. Allora magari, no? Senso, la sua carriera è lunghissima. Purtroppo non è un complimento. Lo è. No, perché la colpa non è perché di oggi. La colpa arriva a 23 anni. Esatto, infatti è questo. Così che ho sbagliato. Volevo arrivare. Non possiamo prendere, insomma... tutta la sua carriera, ma sicuramente possiamo parlare dell'esordio che lei ha citato, appunto, con De Seta. Sì. Ecco, lei ha lavorato come operatore di macchina, e però lei, insomma, ha detto anche in sue interviste che ha collaborato alla fotografia. Mai stato in macchina con De Seta. Ha collaborato alla fotografia attivamente. Esattamente. Era lui stava in macchina e abbiamo provato, ha scelto due o tre collaboratori. Io ero, diciamo, chiamato come collaboratore in generale, perché essendo una troupe di tre persone, quattro persone, devi fare un po' tutto al telefonico, no? Ma infatti la mia domanda era proprio su questo, nel senso, siccome lei è abbastanza visionario, diciamo, da questo punto di vista, e volevo chiederle se con le nuove tecnologie di oggi, con il nuovo modo di fare cinema e anche di fare filmmaking, insomma, sì, e se secondo lei l'idea di una troupe ridotta al minimo per certi tipi di lavori può essere una risorsa, secondo lei? La troupe è proporzionale a quello che devi fare. Certo. Se tu devi fare la carica dei cavalleggeri, se non c'hai i cavalli, le comparse, ma se non c'è nemmeno quelli che portano le comparse, i capigruppi cosiddetti, no? Cioè, ci vuole 10 capigruppi ogni tante comparse, e lì la truppa aumenta subito. Poi non, se tu c'hai una carica di cavalleggeria che fai le film con la macchina sola, certo, e se quella macchina si intoppa, poi il momento che è più bello che fai, metti 5 macchine. Cioè, quello che vuol dire, normalmente, per legge, un direttore della fotografia che è responsabile. 4-5 operatori alla macchina, 5 assistenti operatori, che è importantissimo, perché mio figlio è uno dei più bravi che c'è nel mondo, penso, e che sono capaci anche con un obiettivo molto lungo, con una lunga focale, un teleobiettivo, come si dice, no? Con una persona che corre verso di te, riesce a mantenere gli occhi sempre completamente a fuoco finché lo si ferma in un primissimo piano ed è fuoco per brillante. Ecco, quindi la figura della più, tecnicamente la più importante che c'è nella troupe, no? Ecco, e poi c'è chi deve curare un po' le macchine, cioè deve spolverare, pulire, mettere a posto, l'aiuto operatore, chiamiamolo. Poi adesso, oggi, con questa nuova tecnologia, anzi, è aggravata la faccenda, perché adesso ci deve un digital manager, cioè qualcuno che si incarica di vedere, di mettere in ordine tutte queste riprese. Non costando niente la pellicola, perché non c'è più, si può cancellare un nastro e ricaricarlo, quindi si tende a girare molto più roba, anche non necessaria. Questo è un problema, invece, si tende a girare perché si sa che tanto non costa niente girare. Tutta la mia carriera, fino al 1979, quando con Michelangelo Antonioni decidemmo di andare a vedere se il cinema fatto con le telecamere era più interessante del cinema fatto con la pellicola, dal punto di vista sempre creativo, no? Dal punto di vista artistico, diciamo, non pratico, no?
e facemmo Il mistero di Overval con Monica Vitti, meravigliosa, e tanti altri bravi attori. Ecco, fino ad allora si era andati avanti sul fatto che la pellicola fosse l'unico elemento utilizzabile. Da allora noi portiamo questa nuova parola, insomma, il rinnovamento, ecco. Allora c'era una bassa definizione, la qualità del film era brutta dal punto di vista tecnico, ma i film di Lumière dal punto di vista tecnico, se tu esamini la pellicola, fanno schifo. Cioè, non sono belli esteticamente, sono belli perché sono la grande novità culturale che portano, no? Ecco, e così è dove, siccome c'era una bassa definizione, io ce l'avevo insieme con Antonioni, era molto importante, c'erano tanti libri più di me, siamo andati a vedere nell'Enciclopedia Universale dell'Universo se esisteva la parola digitale. No, non c'era. Cioè, alta definizione, non c'era. E quindi, allora, se non esiste nell'Universo, chiediamoci a girare con la bassa definizione. Ma un film sperimentale si fa perché si deve sperimentare una possibilità ipotetica del futuro. Non è detto che se già esistesse non si farebbe la ricerca, no? Si applicherebbe 3 anni dopo, poi sono arrivata all'alta definizione e il cinema è diventato un'altra cosa. Però chi ne ha approfittato di più di questo sono stati i produttori, che sono molto più svegli. Vengono dipinti insomma, sempre le persone che pensano sui soldi, no? Cioè, certo, pensano ai soldi perché un film costa talmente caro, ci devono pensare. Però sono molto astuti. Hanno detto, mentre i direttori della fotografia, o autori come si vogliono chiamare, i registi, si baloccano con queste nuove tecnologie, io intanto taglio la truppa della metà. Perché? Perché la sensibilità della pellicola rispetto alla sensibilità delle videocamere già di allora era bassissima. Quando io ho fatto Professional Reporter con Jack Nicholson, io giravo in pellicola e per chi sa un po' di queste tecniche anche semplici, io mettevo la pellicola era 64 ISO o ASA, vale a dire che col sole andava tutto bene, come arrivava la nuvola era nero, in interno bisogna arrostire Nicholson per farlo vedere, se non si vedeva. È arrivato poi con questa innovazione cosiddetta che noi abbiamo portato con Antonioni, anche le macchine quelle a bassa definizione avevano 300 ASA, 400 ASA di sensibilità. Quindi il produttore ha detto, ma non vi serve tutta questa luce, quindi metà della luce via, risparmio, ma non vi serve tutta questa truppe perché è così semplice e poi si vede subito col monitor. Mi ha detto, dice, ne giriamo un'altra perché c'è la famosa storia dell'operatore di macchina, che era un ruolo oggi praticamente dimenticato nel cinema, ma che allora era fondamentale perché era l'unico che vedeva il film la prima volta. Cioè, non essendoci un video, che si fa? Giravamo, magari stavamo, come nel deserto di Tartari, in mezzo a un deserto, la sera chi aveva visto, l'unico che aveva visto il film? Era l'operatore di macchina, e tutti intorno a lui a dire, ma allora che hai visto? Adesso niente stiamo a fare, siamo venuti in Iran, in mezzo al deserto, no? Va bene, mi piace, sì, ma dici meglio, spiega, non c'è modo di saperlo. Quindi, invece adesso no, adesso, siccome si vede subito, tutti possono giudicare. C'è il famoso, poi chiudiamo che vediamo il film, il video village, cioè oggi c'è un video village nel cinema, cioè c'è un villaggio video, chiudiamo. Può essere un modesto villaggio proprio di montagna, cioè nel senso c'è una tenda, no? Normalmente un paio di monitor, uno per il regista, uno per il direttore della fotografia, insomma c'è il suo ruolo, due o tre posti e poi dopo. Nel film che ho fatto a Hollywood c'è il vero video village. Il video village c'è pure il comune dove ti puoi andare a scrivere. Cioè è un accampamento con 40 monitor perché tutti vogliono vedere il... Ci sono 10 produttori esecutivi, un film che costa diciamo 50 milioni di dollari, uno fattuno costava 90 milioni di dollari. Quindi ci sono banchieri, produttori principali, produttori esecutivi, line producer, il line producer è praticamente è uno sceriffo armato che sta sul set, se non fai quello che avevi detto 3 mesi prima al meeting ti spara, semplicemente, perché non può, si può sbagliare, visti i costi orari, no? Quando c'è quegli attori. Però poi, e quindi tutti vedono questi video. A un certo momento è successo, una scena molto importante, abbiamo girato, erano tutti i compagni, noi ci piaceva felicitarsi fra di noi, no? Ma che bello, ma qualche bella scena, ma che bel primo piano, ma guarda quanto è fantastico, guarda. Cioè ci piace, come ho detto prima, pensare che noi stiamo a fare quello che gli altri sono capaci di fare, questo è più bravi, no? Passato uno, che è andato a fare la spesa, un tipo del luogo, c'era il Mississippi dove stavamo, passata con la risoluzione della spesa, ha aperto, c'era comunque uno spiraglio, ha aperto lo spiraglio,
non ci siamo accorti, e ha guardato la scena mentre si svolgeva. Poi dice stop, cut off, benissimo, magnifico, terrifiche, non è che terrifiche, è una cosa, per loro terrificante è eccezionale, no? Terrifiche, tutto è terrifico. E questo finalmente quando ha visto noi eravamo tutti contenti ha detto, ma scusate, ma non vi siete accorti che laggiù c'era un altro come me che passava che non c'entrava proprio niente col film, con la scena? E ci siamo terrorizzati, ma come, non è possibile? Siamo andati a rivedere, nessuno aveva visto, nonostante tutti con gli occhi fissi, in quelle, che c'era un estraneo al film che è passato sullo sfondo. Ho detto, vabbè, spero di essere stato utile, la ripresa è andata. So che si farà ridere, insomma, però riesco anche io abbastanza. Se ci sono domande dal pubblico. Sì, io avrei una domanda. Cosa consiglia lei ai giovani che si affacciano a questa professione? Cioè, quelli che escono magari da una scuola di formazione e vorrebbero passare dalla teoria alla pratica. Qual è, secondo lei, l'approccio migliore? Cioè, mandare curriculum a raffica? È una tecnica, sì. È una tecnica di cui leggevo, io non l'ho fatto, mi sono pentito perché ho letto proprio oggi in una di queste mail che mi mandano un po' dappertutto nel mondo di questi ragazzi con cui ho avuto occasione di incontrare magari una volta, questi insistono insomma perché chiedere delle cose, e uno di loro ha mandato a raffica per 3 anni e dopo 3 anni l'hanno beccato e è andato a fare un film importante come video assistant, eh? Quindi è iniziato subito col grande cinema, diciamo, no? Però insomma, se la via oggi c'è, la via oggi è pavimentata di possibilità, voglio dire, è incoraggiante, non è come quando io ho fatto Bandito Orgosolo, cioè il cinema di Bandito Orgosolo, Bandito Orgosolo era già una cosa eccezionale, un documentarista che da solo si faceva i suoi film, se li pagava, i documentari meravigliosi fra i più belli della storia del cinema, e voleva tentare un film, però un film nel quale il pastore era il protagonista, insomma, no? Tant'è vero che siamo andati a girare, c'era una bellissima barba, a girare in montagna per 2 mesi, il film è durato 5 mesi, siamo tornati a Orgosolo, dove nemmeno gli abitanti di Nuoro volevano venire a abitare, talmente erano terrorizzati da quello che succedeva al paese, e noi invece siamo stati tranquilli tutto il tempo, che è andato a casa e si è tagliato la barba. E si è ritornato il giorno dopo senza la barba, cioè De Sica è impazzito, ma che hai fatto? Mia moglie mi ha obbligato a tagliare la barba, che devo fare? E quindi siamo stati lì a aspettargli di recessare la barba. Ma avevamo i tempi, ecco, i tempi oggi non ci sono più, però oggi ci sono tante strade, insomma. La strada televisiva, che è quella che io disprezzo proprio più profondamente, no? Però devo dire sinceramente, è quella che permette anche a mia figlia di lavorare, che lavora nel campo, insomma, no? E lavora nel campo della produzione, del montaggio, e quindi è un lavoro, insomma. E ultimamente, poi negli ultimi anni, già ormai anni, quindi si fanno delle cose anche in televisione molto belle dal punto di vista anche delle serie che hanno avuto successo all'estero, quindi il cinema italiano si è ripreso anche con queste cose qua, insomma. Quindi uno inizia a fare, ci sono tante TV regionali, ci sono facendo documentari, facendo dei reportage, e così si comincia. E poi la qualità deve venire fuori un po' magicamente, non c'è una ricetta, insomma, no? Però una scuola è importante. Io sono uno che anche recentemente dice, è l'ora che vai a giocare a bocce, io vado a scuola, è uno che mi insegna come si gioca a bocce. Cioè, non è che pretendo di fare, solo ho fatto il centro sperimentale, appunto ho fatto tutte le mie scuole normali, perché non deve prepararsi, no? Presentarsi, però sfuggire è giovane, sfuggire alla cosiddetta facilità del mezzo. Prima c'era la complessità del mezzo, la difficoltà prima di arrivare, cioè devi fare aiuto operatore per 10 anni. Io ho fatto il centro sperimentale e ho diploma a casa operatore da ripresa, quindi io ero un operatore da ripresa, non c'era scritto direttore della fotografia, però erano cauti, insomma, anche lì, no? Era un po' generico, però disegnava quello che io avrei voluto fare, l'operatore da ripresa, insomma, non da proiezione, perché a volte se ci sbagliamo, no? Che faccio operatore di cinema? Chi è? Dove volete? A quale cinema? No, proiezione, ripresa del film, no? Ecco, poi facevi 6-7 anni assistente operatore, poi facevi 10, insomma, a 45 anni ti presentavi e dicevi, vabbè, adesso ti facciamo fare un piccolo film come direttore della fotografia e vediamo che succede. Quindi le difficoltà erano enormi allora. Io mi sono incuneato, grazie a Bandito Orgosolo, che ha vinto il Master d'Argento per la fotografia,
in bianco e nero nel 61, e i francesi l'hanno visto, ma hanno saputo tutti che se stava in macchina e non poteva fare tutto, quindi aveva bisogno di un aiuto. Eravamo in tre, insomma, un ragazzo che faceva del centro, che faceva da lui l'assistente operatore, io facevo direttore della fotografia, in pratica con le siete insieme. No? E quindi è stato, questo è un colpo però che non capita sempre. Stare molto attenti al treno che passa, mettersi vicino alla stazione. Cioè, i treni passano, no? Passano, diciamo, non capito, non mi piace, non faccio questo treno qui, tanto ne passa un altro dopo. E io sono anche il treno perso, l'ho visto allontanarsi. Cioè, chiamatelo indietro, no? Indietro non torna, quindi essere molto allerte, sveglio, allerte, cioè, pronti. E poi cercare lavoro, nei lavori anche più semplici. Oggi la televisione è la strada, eh? E ho diversi amici che hanno lavorato in televisione e poi sono passati al cinema, perché hanno fatto magari operatori di macchine in un film cinema, più che magari serie, prodotto dalla RAI, 3-4 volte, 5 volte, e poi questo, il loro direttore della fotografia è passato al cinema pure, si è tirato dietro tutto il gruppetto. Insomma. Vabbè. Ci sono altre domande? Sì, io le volevo chiedere una cosa. Come direttore della fotografia, la differenza con cui affronta, per esempio, la produzione di un film comico, sì, da quella di un film drammatico, perché la luce è completamente un'altra storia. Sì. Come, perché non riesco proprio... Qual è? Cioè, ha la stessa possibilità di intervento in un film comico? Diciamo che in questa prospettiva, tra un film drammatico e un film comico, se scelgo di fare quello comico, mi preparo a fare un sacco di risate, spero, certo, mentre si fa. Certo. Per esempio, ho avuto la prova con Sera Luce, la prova che con Benigni non si può fare una scena con Benigni se non c'è il pavimento di cemento armato. Cioè, cosa c'entra? C'entra questo, perché nel Papocchio stavamo a Caserta e quindi i pavimenti erano magnificamente di legno, eccetera. È arrivato Benigni, ha cominciato a improvvisare, due macchine da presa, io stavo a uno, stop, si può girare, come si può girare? No, cerca di dire, ne si può dire a Benigni, contieniti, perché vuol dire ammazzarlo, no? Questo per quello che riguarda poi la solidità dei pavimenti, insomma, nella commedia, se gli attori sono bravi, non c'è solo Benigni, sono tanti altri che sono irresistibili, per fortuna, no? Quello che riguarda la luce, fondamentalmente, è una differenza gigantesca. Cioè, nel film comico non esiste l'ombra, cioè l'ombra è un elemento inquietante, facilmente da fare, no? Ecco, invece l'ombra si può impiegare molto bene nel thriller e anche nel cinema, diciamo, magari così normale, drammatico, di relazioni, di atmosfera, di altri personaggi, no? Senza essere un horror, ovviamente. E quindi, però, non ci sta bene proprio nel... Abbiamo fatto una prova, io ho lavorato in Francia, come ho detto prima, parecchio, con un grande regista francese di commedie, Francis Weber. Il suo film più famoso nel mondo, perché è nel mondo che è famoso anche in Italia, è Le Dîner de Con, La Cena dei Cretini. La Cena dei Cretini non è altro che una commedia reale di teatro, l'ho scritto prima a teatro, poi ci ha realizzato il film, su un gruppetto di persone che faceva una cena come quella di stasera, come avete fatto questo spuntino, e però si invitava il più cretino, si incontrava per strada oggi, incontri la persona e dice, mazza, anche il cretino questo, allora lo porto stasera a cena. Tutti erano consapevoli fuori che lui partiva a questa cena solo perché era solo più cretino da qualcuno, e poi a fine d'anno faceva una cena finale dove il più cretino dei cretini veniva invitato e lo illudevano che lo invitavano perché lo stimavano, una cosa crudele, no? Lo facevano negli anni 35-40 a Parigi. Era una forma così di cinismo applicato alla vita, insomma. Lui ha scritto una commedia esilarante e splendida. Naturalmente abbiamo fatto una prova non solo della luce, abbiamo messo due attori vicini e abbiamo preso le stesse battute viste prima da un attore, poi su un altro, no? Poi su un altro, quell'altro non doveva parlare, non faceva niente. Quello, poi abbiamo fatto a due la stessa scena uguale, e quella due era meravigliosa. Ecco, queste sono le leggi. Non si può, nella commedia non si può nascondersi, cioè rimandare. La risata deve venire subito. È un gioco che scoppietta immediatamente, cioè senza, non c'è la miccia.
No, perché ci sono alcune immagini, alcune immagini in cui proprio la fotografia fa la differenza, non neanche la scrittura o l'interpretazione. Sì, no? Ma io penso anche nella commedia. Nella commedia, cioè, ecco, io lo vedo in mente una cosa sulla parte. Beh, dovrebbe vedere la cena dei cretini, no, se la trova. Ecco, allora io ho concepito quel film perché, perché Weber era un grande regista, ma soprattutto adesso non lavora più, ha deciso di smettere, ma nonostante sia giovane, ma è un grande scrittore di commedie, quindi le sue commedie vanno bene, a teatro come al cinema non ne fallisce una, insomma, non ne falliva una, no? Ecco, io quindi avevo piena libertà, perché in genere però l'ho avuta, ma hanno sempre lasciato, forse perché ho questa cilinguagnola così. E lei dice, lasciamo perdere, questo è quello che c'è a parlare. D'accordo, Gianna, ci siamo capiti, insomma. Sì, mi sfianco, per cui si parla di tutto prima, ma non sopporto quando si mette a parlare durante le riprese, perché sono occupato, cioè da gestire un sacco di cose. Se il contenente c'è il regista dietro la testa e mi dice, Gianna, sai che, ma perché così non facciamo questo? Ma perché si fa un po' più scuro? Io dice, perché tu lo fai da solo? Più semplice. Ho avuto diverse risposte così, insomma. Quindi hanno capito, mi hanno lasciato libero. Ma Weber mi ha lasciato il libro perché lui non sapeva proprio, era proprio uno scrittore. Io insieme all'operatore di macchina, che era un corso bravissimo, di famiglia cinematografica francese, dal nonno al padre, al figlio, e quindi decidevamo tutto dal punto di vista delle posizioni della macchina, e io dicevo tutto dal punto di vista della luce. Allora mi sono, cosa ho detto? Sono passato un giorno lì a Parigi davanti a una grandissima pasticceria, che si rifaceva a Escoffier, che è stato un grande pasticcere francese, no? E c'era una torta eccezionale, veramente una torta più che di matrimonio, forse non c'hanno più il re e la regina, ma insomma una roba reale quasi, no? Principesca. E ho detto, ma se il film che sto facendo o che farò ora fosse come questa torta, che praticamente uno voglia di tuffarcisi dentro, non solo di mangiarne una fetta, e io ho concepito la luce. Per me nessuno lo sapeva. Io cucinavo queste inquadrature mettendo la luce come se stessi facendo un vignè al cioccolato, cioè nel senso arricchendole di colori, di luminosità, di brillantezze, cioè facendo mettere spesso col trucco molte brillantezze in faccia, in modo che tutto fosse allegro, fosse mai ci fosse un tono basso, tutto il tono molto rilevante, rilevato. Ha fatto in Francia 12 milioni di spettatori al cinema, che è una cosa immensa, perché anche in Italia se fanno l'edificio fanno 10, 12, 5, no? Ma 12 milioni di persone che da solo in compagnia si alzano e vanno a vedere un film, è successo proprio volte. E quindi la commedia può essere una cosa estremamente interessante. Ma infatti ho trovato interessantissima la commedia e poi contro la mia volontà, perché non mi piace quel cinema e non lo volevo fare, invece l'horror, e poi ho fatto tutto per non farlo sembrare horror, ma comunque con Argento, con Suspiria mi sono divertito da morire dal punto di vista visivo, perché ma questa era una reminiscenza di Antonioni quando si fece l'esperimento. Io ero andato in Cina con lui, abbiamo fatto un viaggio in Cina nel 72, una Cina dove non andava nessuno, perché c'era ancora la rivoluzione culturale, che non si poteva andare. C'era però ancora Mao. Sì, c'era ancora Mao, non si sapeva dove era, ma c'era. Però invitati al governo proprio. Siccome ci controllavano sempre, sapevamo che c'erano le spie dappertutto, con le sotto i tavolini nel treno, allora si parlava di altre cose, non di politica, no? E si parlava di colore. E insomma, Antonioni doveva dirmi, guarda Luciano, il colore nel Cina non è utilizzato come dovrebbe essere utilizzato, cioè è utilizzato come una cornice, bello colorato, ci danno la pellicola a colori e noi si va a filmare a colori, ma non è che ci mettiamo a studiare a fondo tutti gli elementi del colore. Invece per me, diceva Antonioni, il colore è un elemento drammaturgico. Poi ho fatto delle ricerche allora sul colore, sono andato a vedere da quando è stato creato all'inizio il colore. A parte il colore è esistito da subito, quando c'è stato Méliès che aveva 220 signore che dipingevano a mano come lo vuole il film, neanche nero a colori, no, colorato, e gli facevano una copia del suo film a colori, quindi cioè, il colore c'era già da subito. Poi sono stati 2000 sistemi, cioè il sistema Technicolor, il più famoso, il glorioso, eccezionale, già dal 1917 esisteva. Quindi, però lui ha detto, e poi l'ho trovato che per esempio Robert Mamoulian, che fece un film che si chiamava Becky Sharp, oppure anche Disney con i primissimi film, dicevano il colore deve essere protagonista, se c'è, oppure meglio neanche il nero.
eccetera, no? Poi c'è stato Eisenstein che ha scritto: se fate un film a colori dovete scrivere una sceneggiatura a colori, per il colore, in funzione del colore. E poi c'è stato Antonioni, io mi sono trovato per caso a Passauri, ho detto viene con me in Cina, poi abbiamo fatto quell'esperimento, poi abbiamo fatto altri film, e che lui invece aveva cosciente questa cosa, di dire, per esempio un film, io ho restaurato ora un film che è uno dei suoi famosi, Deserto Russo, e lui mi raccontò di un'inquadratura che si vede nel film, dove la Vitti arriva al primo piano e dietro c'è una fabbrica chimica e si vede la ciminiera. Dalla ciminiera escono fuori dei colori meravigliosi, i più colori più velenosi al mondo. Ma allora, nel 64, no, non c'era niente a nessuno che usciva da questi colori, no? Allora, però, da l'idea della malattia proprio, siccome lei stava vivendo un momento di malattia mentale quasi, no? E dice allora la mettere qui davanti a questi colori, la mette davanti a questi colori, mi spiegò proprio questo. Un'altra volta doveva fare un'altra inquadratura, di nuovo con una fabbrica che era appunto chimica, sempre fastidiosa, però qui con colori chimici, vicino c'era un piccolo bosco, misero la macchina e disse beh qui ci passa la vita davanti, di nuovo un elemento di avvelenamento, prefigurava il mondo avvelenato in cui stiamo vivendo oggi, no? Esprimendolo con il cinema, con il colore. E poi vide questo bosco invece verde proprio, bellissimo, delle piante verdi, disse no, questo verde naturale non ci va bene, non mi piace. Allora dipingiamolo. Primo gesto nella storia del cinema, io non c'ero, c'era Carlo Di Palma, mio collega allora con lui, e dissero, ma gli stessi macchinisti, maestro, ma che dice, ora si metterà a dipingere colori, anche di questo, vabbè Antonioni, ma e il produttore disse, Ponte, era Carlo Ponte, vabbè, dipingetelo, lo dipingono di grigio. Questo ho raccontato ad Antonioni durante i miei viaggi in Cina di notte per il treno. E dice, a un certo punto io c'era all'albergo vicino, vado a dormire felice perché non abbiamo girato? Perché lui disse, allora giriamo la scena. E Di Palma disse, non si può girare. E perché? Perché non c'è più luce. Avessimo avuto questa piccola macchinetta del valore di non so quant'è, nella storia del Cina, oggi ci sarebbe questa scena meravigliosa di una fabbrica vicina e un bosco grigio. È altamente simbolico, il film sarebbe stata una nota molto forte. Ha detto, io sono andato, però Di Palma ha detto, la pellicola è 64 ISO, non è 800 ISO, quindi non si può girare. Giravo la domani, mi ha detto, io ero inquieto, perché quando rimandi a domani, non sai mai. La notte dormivo verso l'1, ho sentito lontano, mi ha svegliato un tuono. Dopo 5 minuti mi hanno svegliato l'acqua che sbatteva nella finestra. E cosa ho pensato? Sono sceso giù in pigiama, sono fatto dare un ombrello ed è un'immagine della storia del cinema che ancora devo raccontare ufficialmente. E l'Antonioni da solo si è rimesso dove stava la macchina d'appresa, dove sarebbe dovuta stare la mattina. E a questo posto ho visto che la natura è la più forte elemento che esista, cioè la pioggia stava lavando praticamente il bosco, lui si stava rivedendo a verde e l'inquadratura non era più possibile nella mia visione del colore, no? La mattina sono arrivato, hanno detto tutti, ah, guarda, ha piovuto, si sono accorti tutti la mattina, ho detto, vabbè, ridipingiamola. Il produttore di Roma ha detto, niente, una volta, ma non due. Ecco, quindi il colore, cioè, come elemento di, si parlava di racconto, no? Narrativo. Ecco. Una scrittura. Oggi si può, perché oggi c'è la famosa post-production, che è una parola che io aborrisco, perché non si pronuncia nessuno. Cioè le cose si fanno durante e poi forse qualcosa se proprio siamo costretti, no? Ma se uno prende l'abitudine di dire vabbè questo lo faccio un po' di produzione, perché ci sarà qualcuno che vi dice no ma viene meglio dopo, viene meglio prima, e cioè, questa è la differenza, una delle differenze, però possibilità ce ne avete quante ne volete, molto più di prima. Se non ci sono altre domande, lo ringraziamo insomma, perché quello che ci ha portato è veramente, veramente prezioso, e insomma è raro avere un direttore della fotografia o cinematografo del film che ci accingiamo a vedere, quindi.